Prima del denaro esisteva solo il sistema del baratto. Scambiavi ciò che avevi o quello che sapevi fare con quello che ti serviva. Tu hai le banane, ma ti serve una mucca. Io ho una mucca, ma detesto le banane. Quindi, come potete immaginare, c'erano dei limiti nel sistema. Così si rendeva necessario un mezzo di scambio concordato. Che cos'è un mezzo di scambio? Può essere una pepita d'oro o altre pietre luccicanti che normalmente scarseggiano. O potrebbe essere un foglio di carta con sopra delle parole o l'immagine di persone potenti. E se leggete quelle parole, vedrete che sono composte per promettere un favore. I fogli di carta, che non si sbucciano, non si mangiano e che non danno latte, sono ciò che abbiamo deciso di chiamare denaro. E questi fogli hanno dato vita a tanti altri pezzi di carta con molte altre scritte sopra. E alcune di quelle parole raccontavano la storia del credito. Il credito fu un'invenzione grazie alla quale non era più necessario portare con sé tonnellate di fogli di carta o milioni di banane. Ora c'è una cosa invisibile, il credito, che sostituisce qualcosa di tangibile, una mucca. Il credito diceva che anche se non hai tutte le banane che ti servono per quello che vuoi, puoi prendere in prestito delle banane dal futuro. Quindi il credito è solo il tempo futuro della lingua del denaro. Le cose sono diventate un po' più complicate, anzi, molto più complicate. Ora c'è più denaro di quanto non ce ne sia mai stato. E ha più nomi di quanti ne abbia mai avuti. Merci di prima necessità, prestiti, azioni, bond, fonti e fonti di fonti. Future, equity, derivati, titoli, vendita allo scoperto, margin call, strumenti finanziari. Parole invisibili, astratte, molto diverse dalle mucche.